Sì, però quella 18, l'1, non lo 0. Sì, ci siamo, dai. Siamo in diretta dallo stadio di Stornara, qualche problema di audio non ci aveva permesso. Mentre comunque state vedendo il video di questo Real City Forti Saltamura, partenza, prima giornata del campionato di promozione nel girone A. Forti Saltamura in completa tenuta rossa, mentre la squadra di casa, la Real City, un progetto che coinvolge due cittadine di Stornara e Stornarella, è in completa tenuta verde, attacca dalla sinistra verso la destra dei vostri schermi. Parte questo progetto per quest'anno, ma seguiamo prima questo calcio di punizione, poi andremo a rileggere insieme le formazioni. Mentre la palla è in area, praticamente Giovanni Stango riesce subito a prendere, a rilanciare lungo per il suo attaccante, che è il Mazzanti, che prova a raggiungere la palla. Mazzanti fermato in maniera regolare, poi è stato lo stesso Mazzanti a commettere fallo sul giocatore avversario. Dicevamo, parte questo progetto del campionato di promozione, un progetto che seguirà tantissime partite durante questa stagione in collaborazione tra Mitico Channel, che ci sta fornendo il server per la diretta, e Calcio Web Dilettanti, sito che si occupa delle vicende del calcio dilettantistico di tutta la regione Puglia. Infine anche la collaborazione con Antenna Sociale, tutto sarà ripreso dalle telecamere di Antenna Sociale e seguito anche quando ci saranno squadre che riguarderanno i Reali City, come in questo caso è Cerignola. Ci sarà anche la collaborazione di Cerignola Viva. Andremo in diretta anche via telefono con gli amici di Cerignola Viva, Stefano Pepe e Fabio Trallo, direttamente dal Monterisi, per seguire aggiornamenti anche da Cerignola, la sfida tra Audace Cerignola e San Marco per questa prima giornata del campionato di promozione. Mentre la Real City con Mario Lannunziata è in area, riesce a girarsi, a calciare, ma trova l'intervento del portiere Goretti. Ancora Real City in attacco sulla sinistra, subisce fallo, il direttore di gara concede il calcio di punizione dall'out di sinistra della zona d'attacco. Dicevamo, subito una gara importante per la Real City di Mister Ciurli. Andiamo a leggere la formazione: Stango, Zanni, Lacerenza, Cassotta, Mascia, Umbriano, Mazzanti, Narciso, Lannunziata, che è il capitano di questa squadra, Pompetti e Bassano con in panchina D'Elia, Mastropieri, Cognetti, De Filippo, Tortora, Caggiano e Iungo per la squadra di Piero Moramarco. Invece la Forti Saltamura, Coretti, Tarullo, Tancredi, Castoro, Cirrottola, Grassani, Cappiello, Lo Iudice, Difonso, Artino e infine con il numero 11 Calderoni. Andiamo a seguire questo calcio di punizione sull'out di sinistra, il cross al centro di Cassotta, colpo di testa! E poi l'intervento del direttore di gara che farà ripartire tutto con un calcio di punizione. Da me Fabio Lattuchella, naturalmente buona stagione a tutti. Stagione del calcio dilettantistico che è già cominciata per la Serie D e quest'oggi prende il via con l'eccellenza e la promozione. Nel mese di ottobre ci saranno anche i campionati di prima e seconda categoria per quanto riguarda il livello regionale. Dicevamo, prima gara importante per la Real City di Mister Antonio Ciurlia con il direttore sportivo Michele Rossetti. Si prosegue in questo progetto importante, anche se è un campionato diverso. C'è stato il ripescaggio in promozione tanto voluto, mentre è finito a terra Mascia colpito da un calcio al petto nel tentativo di allontanare la minaccia. Fermo ancora a terra Mascia. Noi naturalmente siamo su quattro portali diversi, siamo con Antenna Sociale che sta riprendendo con le nostre telecamere la gara con Mitico Channel, e ringrazio per la collaborazione e per la supervisione Biagio Porricelli, perché ci sta mettendo a disposizione il segnale per andare in diretta. Quindi siamo in diretta anche su Mitico Channel e poi naturalmente Calcio Web Dilettanti, che è la nostra finestra a livello di notizie del calcio dilettantistico, e poi anche Cerignola Viva per le squadre che riguardano i Reali City e Cerignola. Naturalmente vi seguiremo tutta la gara anche con gli aggiornamenti dal Monterisi di Cerignola per la gara
tra Cerignola e San Marco. Avremo anche commenti qui tra il pubblico, perché ci sono alcuni dirigenti della squadra padrone di casa. Intanto è Giovanni Stanco che va ad attaccare con un lancio lungo a cercare il colpo di testa di Bassano, che non arriva. Poi la palla ritorna dalla parte difensiva della Fortis Altamura, colpo di testa di Pompetti, ancora un altro di Cirrotola per allontanare, palla sulla sinistra della zona d'attacco della Fortis Altamura, ma è Zanni che va a chiudere in fallo laterale. 4-3-3 per la Fortis Altamura, per la Real City, 4-4-2 per la Fortis Altamura. Intanto prova a centrocampo ad andare avanti con il numero 4 della formazione avversaria, ma c'è un fallo, calcio di punizione in favore della Real City. Palla in attacco, poi allontanata la minaccia da parte della squadra ospite, provata a ripartire in contropiede, ma è ottima la retroguardia della Real City. Colpo di testa allontanare, Zanni recupera, ma c'era il fallo ai danni di Lo Iudice, quindi calcio di punizione per la squadra di Moramarco, che prova a ripartire subito col capitano Castoro, che poi comunque ritorna sui suoi passi, aspetta che la sua squadra si sistemi per la zona offensiva. Tocco dentro l'area, palla allontanata e poi ancora la Real City che prova ad uscire dalla minaccia avversaria. Giovanni Stango arriva sulla sfera. Ancora fermi sullo 0-0. Gentili telespettatori, sono passati 7 minuti dall'inizio della gara. Il rilancio di Stango, colpo di testa di Mazzanti, l'annunziata non ci arriva, la palla è recuperata poi da Mascia che chiude in fallo laterale, ma riesce ad evitare la rimessa alla Cerenza e prova a ripartire per il contropiede della squadra verde-azzurra, quest'oggi in completa tenuta verde. Fallo laterale per i padroni di casa. La Cerenza attende l'ok del direttore di gara per rimettere la palla in campo. Fa in questo momento la Cerenza con le mani per Mario Lannunziata, che di tacco prova a proseguire per Mazzanti, allontana tutto la difesa con Cerrottola, la difesa dell'Altamura. Ancora la Cerenza sulla palla, su di lui c'è comunque l'intervento di un giocatore dell'Altamura, si tratta di Ardino che conquista il fallo laterale. Siamo nella zona opposta alla nostra postazione, colpo di testa all'indietro di Difonso, poi il recupero con palla alzata a Campanile, ma il vento non aiuta la Real City ad uscire dalla propria metà campo. Palla in fallo laterale, dicevamo, questo esordio stagionale in una gara difficilissima per la Real City di Stornara e Stornarella, un progetto che accomuna le due società di Mario Fiordelisi e di Giuseppe Rotterdam. Abbiamo seguito ampiamente con Antenna Sociale, Web TV e con Calcio Web Dilettanti le vicende di queste due società che si sono unite per formare una super squadra in questo campionato di promozione. C'è tanta attesa per il campionato della Real City, naturalmente si naviga comunque con un profilo medio-basso per via dell'esordio in questa categoria, ma comunque gente come l'Annunziata, come poi comunque anche il locale Cassotta, ma Giovanni Stango tra i pali, Umbriano, Mascia, sono tutti giocatori di categoria e giocatori importanti per questa categoria. Vedremo e seguiremo per tutta la stagione le vicende della Real City. Calcio di punizione per gli ospiti che sta per essere battuto da Cappiello, si propone in sovrapposizione Tancredi che poi si ferma, non partirà. Sulla sinistra il numero 3 Altamurano, parte Cappiello, il cross al centro, colpo di testa da allontanare della difesa della Real City, poi lancio altissimo di Cirrottola direttamente dalle parti di Giovanni Stango che lascia scorrere, la palla va direttamente a fondo campo. Campo qui a Stornara per quello che
e la situazione di base, quindi un campo in terra in buone condizioni, soprattutto alla partenza, poi naturalmente via via che i calciatori correranno su questo terreno andrà a peggiorare, anche se comunque la buona situazione di partenza permette al campo, permetterà al campo di tenere bene. Chiamato un fallo di mani dalla squadra ospite, l'arbitro non è d'accordo, c'è stato il tocco con il braccio ma involontario da parte del difensore umbriano. Fallo laterale con le mani, Ardino che tocca in favore del suo compagno, poi il recupero della Real City con Mario L'Annunziata che protegge bene la palla, deve girarsi, lo fa in questo momento con un ottimo dribbling su Castoro, parte L'Annunziata d'esterno a cercare lo scatto di Mazzanti, la chiusura su di lui da parte di Tarullo, ancora L'Annunziata che si ostacola con il compagno di squadra Narciso e ci sarà un fallo laterale in favore della Fortis Altamura. Sono passati già i primi 10 minuti della gara, la situazione ancora ferma sullo 0-0 con la Real City e la Fortis Altamura che fino ad ora non hanno creato grosse occasioni. Prova adesso di impensierire la retroguardia avversaria, la Fortis Altamura subisce un fallo, il calciatore biancorosso e ci sarà un calcio di punizione in favore degli ospiti, da posizione anche abbastanza interessante. Tornando sulle scelte iniziali del tecnico Antonio Ciurlia, preferisce lasciare fuori Ungo con Bassano in campo nel tridente d'attacco. Probabilmente Ungo potrà essere la carta da giocare nel secondo tempo per cercare di dare profondità alla manovra verde azzurra. Lasciato in panchina anche Cognetti per la linea mediana, con il beniamino locale Cassotta subito in campo. Calcio di punizione per la Fortis Altamura, si schiera la barriera 3 della Real City, c'è Cappiello sulla palla per il tiro di destra, anche se da quella parte potrebbe essere pericoloso un tiro di sinistra, infatti è Tancredi che va sulla palla, il tiro però è debole e basso, la barriera può intervenire. Poi si può ripartire con Luca Zanni, il recupero del terzino destro della Real City, poi la palla non è buona per Bassano che comunque riesce a tenerla in campo. Interviene poi ancora la squadra della Real City con Mario L'Annunziata, si distende sulla sinistra, la Cerenza viene servito in questo momento, si propone Mazzanti ma la Cerenza viene fermato da Calderoni, riparte la Fortis Altamura, si fa vedere Ardino, riceve palla, il triangolo chiuso con Cappiello, ancora Fortis Altamura di nuovo per Ardino, si gira il numero 10 della formazione altamurese, la palla che arriva in area, l'intervento ottimo di Giovanni Stango in chiusura e poi ad allontanare la minaccia di la Cerenza che chiude bene la diagonale, palla ancora in gioco, c'è la Cerenza a terra, si rialza, si fermano le due squadre in campo perché è finito a terra anche un giocatore dell'Altamura. Ci sarà un fallo laterale in zona d'attacco per la Fortis. Comunque prima occasione ghiotta per la Fortis Altamura, un errore difensivo ha mandato direttamente Di Fonso davanti al portiere locale Giovanni Stango, che è stato bravissimo a chiudere lo specchio della porta e poi è stato aiutato anche dalla Cerenza nella chiusura finale. Giovanni Stango che riparte con il suo rilancio direttamente in fallo laterale. Tarullo con le mani, Ardino prova a raggiungere la palla, non ci arriva, il fallo laterale sarà comunque in favore dell'Altamura. C'è stata qualche istante fa la prima occasione per la Fortis Altamura, controfallo, si ribatterà di nuovo con le mani, ma questa volta sarà la Real City di Mister Ciurli a rimettere in campo con le mani e sarà la Cerenza per i verdoazzurri. Con molta calma la Cerenza prova a guadagnare qualche metro. Rilancio con le mani a lungo a cercare l'Annunziata, forse messo giù ancora la Cerenza. Subisce fallo Mazzanti, calcio di punizione in favore della Real City. Le due squadre non si stanno risparmiando in tutto e per tutto, ci sono stati anche abbastanza colpi abbastanza pesanti, tutto naturalmente secondo regolamento, a norma, e quindi nessun tipo di problema per il direttore di gara che adesso sta
andando a contare i passi della distanza per la barriera della Forti Saltamura, due uomini dentro l'area, si fa vedere naturalmente Mario L'Annunziata insieme ad altri compagni, il cross è comunque basso, L'Annunziata in area, la palla arriva in area, rete, il gol del vantaggio, Pompetti porta in vantaggio, ma c'è il fallo chiamato dal direttore di gara, il fuorigioco chiamato dal direttore di gara al guardialine, gol annullato alla Real City, forse il direttore di gara ha chiamato un fallo, sì sì, un fallo da parte di Mario L'Annunziata al difensore avversario, ha annullato il gol di Pompetti, la Real City era riuscita a mettere la palla alle spalle di Coretti, il portiere della formazione della Forti Saltamura, l'arbitro annulla questa rete, ma naturalmente andremo a rivedere quando possibile le immagini per cercare poi in seguito, dopo questa partita, di darvi un commento equo a questa rete annullata a Pompetti. Risultato ancora fermo sullo 0-0, non riesce a distendersi sulla sinistra la Real City, recupero ancora una volta però dalla palla da parte dei Downi, Ardino recupera ancora per la Forti Saltamura, poi ancora Narciso per i locali, Mazzanti, Cassotta, ancora Narciso sulla sinistra, si fa vedere Cassotta, riceve palla in questo momento, il sinistro non è il suo piede preferito, riesce comunque a stoppare palla, subisce probabilmente fallo, l'arbitro non è d'accordo e la palla va in fallo laterale in favore della squadra ospite. Cartellino giallo, il primo della gara dopo un quarto d'ora dall'inizio ai danni di Ardino, il primo ammonito di questa squadra della Forti Saltamura. Lo ha ammonito probabilmente per il fallo precedente ai danni di un giocatore della Real City. E quindi a gioco fermo sullo 0-0 dopo 15 minuti dall'inizio della gara. Vi ricordiamo questo progetto nato dalle idee di Mitico Channel, antenna sociale e calcio web dilettanti, con il supporto anche di Cerignola Viva quando ci saranno squadre di Cerignola oppure dei Reali City, così come quest'oggi in campo la realtà unica di Stornare Stornarella per il campionato di promozione, questa Real City del presidente Mario Fiordelisi che insieme alla vecchia società dell'Atletico Stornara di Giuseppe Rotterdam ha creato questo super sodalizio per partecipare al campionato di promozione, cercare di cominciare un percorso con l'unione di intenti delle realtà dei Reali City, anche se nello stesso campionato milita lo Sporting Gordona del presidente Mariano Tarantino che vuole fare ancora una strada solitaria. C'è stata anche qualche scaramuccia verbale lanciata da Mariano Tarantino nei confronti proprio della Real City e del Cerignola per questo campionato, mentre prova a proporsi sulla sinistra Mazzanti, che è fermato in fuorigioco dal secondo assistente del direttore di gara. Qui stiamo parlando di un fuorigioco al limite, ci era sembrato partito in posizione regolare Mazzanti, ci sarà un calcio di punizione per la Forti Saltamura dopo questo fallo chiamato dal secondo assistente del direttore di gara, questo fuorigioco. Che farà ripartire la Forti Saltamura con un calcio di punizione. Ricordiamo che qualche istante fa c'è stato anche il primo ammonito della gara, si tratta di Ardino con il numero 10 della formazione altamurana. Con i piedi Coretti per la Forti Saltamura, il direttore di gara fa cambiare il posto di battuta. Avviso del direttore di gara troppo distante dal reale punto del calcio di punizione, attenzione perché una carambola favorisce Di Fonso che si gira, poi deve tornare sui suoi passi, la palla per Tarullo, il lancio a cercare Ardino, il velo per un suo compagno di squadra, non c'è nessuno, può ripartire la Real City ma c'è recupero prima di Loiudice, poi ancora una volta di Narciso per i locali, Mario L'Annunziata fermato in fallo laterale da Grassani,
fallo laterale per la Real City. Colpo di testa di Mazzanti all'indietro per l'Annunziata. Narciso, di prima intenzione a cercare Pompetti, che riceve palla in questo momento. L'Annunziata anticipata, anzi da Mazzanti, che è stato anticipato dall'avversario, poi può ripartire Cappiello sulla sinistra. Il lancio in profondità a cercare il numero 11 della squadra locale, Giovanni Stango, in un'uscita pericolosa. Poi Cappiello prova ad evitare l'avversario, a proporsi in area. C'è il fallo di Luca Zanni, ci sarà il cartellino giallo anche per lui. Zanni naturalmente è stato costretto all'intervento anche a tirare la maglietta per via della non presenza tra i pali di Giovanni Stango. Quindi primo cartellino giallo anche per la Real City, secondo della gara, ai danni di Luca Zanni. Calcio di punizione per la squadra ospite, 0-0 il punteggio qui al comunale di Stornarella dopo i primi 20 minuti di gioco. Calcio di punizione in area, Cappiello sul secondo palo, l'intervento da parte di Cirrottola, è alto il tiro del numero 5 che probabilmente non si aspettava neanche di riuscire a raggiungere la sfera. Nulla di fatto per la Fortis Altamura, risultato ancora fermo sullo 0-0 qui dal comunale di Stornara. La Real City in realtà era riuscita a mettere la palla alle spalle del portiere avversario Coretti, ma l'arbitro ha annullato la rete di Pompetti. Prova adesso il numero 11 Bassano a divincolarsi tra le maglie avversarie, ma la Fortis Altamura recupera e prova a ripartire in contropiede. Chiusura di La Cerenza, Mazzanti caricato alle spalle da Castoro, quindi calcio di punizione in favore della Real City, battuto subito. Pompetti si gira in mezzo al campo, riesce a toccare per il suo compagno all'indietro, Mascher, rilancio, colpo di testa ad allontanare di Grassani. Ancora recupero da parte di Tancredi, lungo, Zanni di testa alza campanile, colpo di testa di Lo Iudice che comunque favorisce la Real City, colpo di tacco fantastico di Cassotta per l'Annunziata, fermato fallosamente da Grassani, c'è il fallo, poteva anche essere calcolato come ultimo uomo, in effetti c'è il cartellino rosso ai danni di Grassani, cartellino rosso perché Mario l'Annunziata correva verso la porta avversaria, calcio di punizione, cartellino rosso da parte del direttore di gara ai danni di Grassani. Forti e vibranti le proteste del difensore centrale altamurano, ma il fallo è sembrato netto, la palla andava verso la porta, Mario l'Annunziata ha dimostrato da quella posizione di saper colpire e quindi era una chiara occasione da rete questa per la squadra di Antonio Ciurlia. Mentre ci sono ancora proteste e danni del direttore di gara, si sta preparando per questo calcio di punizione la squadra di casa. Quindi c'è Cassotta sulla palla che ha dimostrato proprio qui a Stornara l'anno scorso, ma da ospite quando ci fu il derby tra Stornara e Stornarella, di saper colpire da quella posizione. Ci fu un gol bellissimo di Cassotta su calcio di punizione, la palla colpì la base della traversa e si infilò sotto l'incrocio. Era il derby tra Stornara e Stornarella della scorsa stagione, quest'anno le due realtà stanno insieme. Cassotta è ancora il numero 4 di questa squadra, di questo progetto unico tra le due cittadine, con i due presidenti Fiordelisi e Rotterdam che hanno unito le forze per questa squadra. Cassotta parte, il tiro, palo! Palo incredibile di Cassotta e poi rovesciata di L'Annunziata, pericolosa secondo il direttore di gara, anzi era
il difensore Mascia. Applausi del comunale di Stornara per Domenico Cassotta. Bellissimo il gesto tecnico del mediano di Stornarella, che ha colpito un palo imperioso su calcio di punizione. Prima vera occasione al di là del gol annullato a Pompetti per la Real City, con questo palo di Domenico Cassotta su calcio di punizione al 25esimo minuto. Ancora Cassotta che prova a lanciare in area Mazzanti, limite Mazzanti contro Tarullo, deve girarsi, c'è il raddoppio di Ardino, Mazzanti in mezzo a due, arriva anche un terzo, la chiusura su di lui, riesce comunque ad arrivare a rimorchio alla Cerenza, che lascia scorrere la palla in fallo laterale che sarà per la squadra verde-azzurra, che qualche istante fa ha colpito il palo con Cassotta, palla in area, recupero da parte di Loiudice, deviazione da parte di Narciso e quindi fallo laterale ancora una volta però per la Real City, un rimpallo favorevole, rimanda la squadra di Ciurlia, ancora in attacco la Cerenza, di tacco Pompetti, la chiusura in uscita di Cirrottola, ricordiamo che la Forti saltamura in 10 per espulsione di Grassani e che è Loiudice che è andato a sostituirlo al centro della difesa lasciando il centrocampo con un uomo in meno. Ottimo Pompetti, doppio dribbling, poi l'arbitro lo ferma con un fallo precedente probabilmente, perché lì c'era stato un ottimo dribbling da parte di Pompetti. Calcio di punizione per l'Altamura. C'è una buona cornice di pubblico qui al comunale di Stornara. Siamo intorno alle 200 unità, che per una partita di promozione sono comunque un buon bottino. Giovanni Stango direttamente in fallo laterale. Ottimo l'intervento in uscita da parte del numero 1 della squadra verde-azzurra, quest'oggi in completa tenuta verde. Ricorda molto la prima maglia dello scorso anno dell'Atletico Stornara. Ricordiamo che quest'anno i colori sociali riprenderanno appunto quelli della vecchia Atletico Stornara e del vecchio Reali City di Stornarella, quindi il verde e l'azzurro per questa nuova società. Forti saltamura nella tre quarti della Real City, calcio di punizione con Cappiello che è pronto alla battuta, scodella verso il centro, Giovanni Stango con i pugni, nessuno riesce ad arrivare poi sulla palla, svirgola Loiudice, può proteggere, palla Cassotta, lo stesso Loiudice prova ad allontanare, poi Cassotta in mezzo a due, colpisce forse fallosamente ma l'arbitro lascia continuare, si gira, la palla che arriva sui piedi di Castoro, il suo tiro è inguardabile, termina direttamente fuori. Ventottesimo minuto della prima frazione di gioco, la situazione è ancora ferma sullo 0-0, ma ci sono state due chiare occasioni da rete per la Real City, un gol annullato a Pompetti e un palo colpito su calcio di punizione da Cassotta. Mazzanti alza questa palla, c'è una deviazione, probabilmente c'è stato un fallo di mano ma dopo aver subito fallo, quindi Ardino ha conquistato un calcio di punizione per la Forti Saltamura. Ci stiamo avvicinando alla prima mezz'ora di questo esordio stagionale per la Real City di Stornara e Stornarella. A breve vi daremo anche qualche primo commento da parte dei dirigenti della squadra locale. Vediamo il preparatore dei portieri Fiore Orsini sugli spalti, così come il direttore generale Mimmo Quinto. Proveremo a farvi rilasciare un piccolo parere da parte dei dirigenti della squadra. 3-2 per la squadra locale, riparte poi Umbriano con questo lancio svirgolato, la chiusura di Tancredi in fallo laterale sulla percussione di Bassano, quindi fallo laterale per la squadra
padrona di casa che attacca dalla sinistra alla destra dei vostri schermi, gentili utenti di Mitico Channel, antenna sociale, calcio web dilettanti. Il cross praticamente con le mani da parte di Bassano in questa rimessa, la ripartenza in contropiede, la chiusura di Mascia, ma c'è stato un colpo proibito da parte di Calderoni che ha colpito il difensore verde-azzurro che era andato a chiudere in fallo laterale, ma c'è stato il calcio alto da parte di Calderoni. L'arbitro lascia continuare con un fallo laterale in favore della Fortis Altamura, che prova adesso ad entrare nella zona pericolosa della Real City ma non ci riesce. Colpo di testa sbagliato in un primo momento di Cirrottola, che poi prova con una rovesciata. 3 contro 3, la partenza in contropiede, la chiusura ottima da parte di Ardino, che è riuscito a mettere una pezza importante a questo tentativo di contropiede della Real City. Era un 3 contro 3 pericolosissimo dopo l'errore di Tancredi. Zanni con le mani, si fanno vedere gli avanti della squadra locale. Colpo di testa di Mario Lannunziata a prolungare il recupero della squadra ospite. Ancora Zanni per la Real City di Ciurlia. Si alza questa palla da allontanare a Campanile, nessuno ci arriva di testa, complice anche il vento che sta dando e non poco fastidio alle due squadre in campo. Mazzanti va via ad un avversario, prova ad entrare in area, Mazzanti si allunga e poi c'è la chiusura in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la Real City. Gentili telespettatori, siamo giunti al 32esimo minuto del primo tempo. La situazione è ancora ferma sullo 0-0, Real City vicina al gol in occasione di un calcio di punizione dove Cassotto ha colpito il palo. Il gol in realtà precedentemente la squadra padrona di casa l'aveva fatto con Pompetti, ma l'arbitro ha annullato. Doppia finta, palla in area pericolosamente, poi lo giudice può allontanare con molta tranquillità Umbriano. Giovanni Stango prova a far salire i suoi compagni con questo traversone, la palla che arriva pericolosamente dalle parti di Narciso, c'è l'uscita di Coretti che è il vice capitano di questa squadra allenata da Piero Moramarco. Colpo di testa all'indietro di Umbriano e l'uscita tranquilla di Giovanni Stango, che avvicina a sé Luca Zanni, chiede calma il grande esperto Giovanni Stango, esperto di queste categorie, esperto di calcio dilettantistico, una delle più grandi promesse tra i pali del calcio d'uno. Schizza di testa l'Annunziata per Mazzanti, che prende il tempo all'avversario. Tarullo contro di lui, Mazzanti in mezzo a due, era anche riuscito ad andare via, poi c'è stata la chiusura tempestiva della difesa dell'Altamura, che prova a ripartire con Ardino e c'è il fallo ai suoi danni da parte di Lacerenza. Non c'è nessun provvedimento disciplinare, anzi era Mazzanti che aveva ostruito il tentativo di ripartenza del numero 10 biancorosso. In realtà quest'oggi la squadra altamurana, la seconda squadra di Altamura, gioca con i colori della città, bianco e rosso. In realtà questa squadra ha gli stessi colori sociali della Real City, il verde e l'azzurro, quindi questa per loro è una tenuta per le partite fuori casa. Si riparte con questo calcio di punizione, il lancio lungo di Cirrottola, colpo di testa di Lacerenza che si mette al sicuro anche se non era pressato, fallo laterale per la Fortis Altamura. Svirgola Zanni, riesce a metterci una pezza la difesa della Real City, poi il tentativo di Ardino non ha fortuna e quindi si ripartirà con un calcio dal fondo. La rimessa di Giovanni Stango, spinta da parte di Cappiello, il recupero poi di Calderoni che cerca di servire nuovamente Cappiello, chiusura di Mascia, Pompetti, l'Annunziata di prima intenzione cerca
La distesa sulla destra di Cassotta che lancia Mazzanti, ottimo l'inserimento, Mazzanti uno contro uno, Mazzanti davanti al portiere, il tiro di sinistra e la chiusura in extremis di Cirrottola che era riuscita a recuperare sul numero 7, l'ala sinistra della Real City, Mazzanti che si era inserito centralmente. Si ripartirà con un fallo laterale, stiamo agli sgoccioli di questa prima frazione di gioco. Con le mani direttamente in aria, colpo di testa di Lo Iudice ad allontanare, Ardino mette giù. Ma c'è Cassotta ottimamente su di lui, palla poi per la Cerenza che tiene in campo, anzi no, il direttore di gara si fa aiutare dal guardialine. Il suo primo assistente dalla parte opposta alla nostra postazione, ci sarà un fallo laterale ma in favore della squadra ospite. Forti saltamura di mister Piero Moramarco che sta resistendo sullo 0-0 nonostante l'inferiorità numerica. Espulso al 25esimo minuto, lo ricordiamo, il numero 6 Grassani per un fallo su Mario Lannunziata lanciato a rete. Il lancio in profondità, posizione irregolare secondo il direttore di gara, era finito in fuorigioco Narciso. Narciso che era scattato sulla sinistra alle spalle di Tarullo, era riuscito a prendergli le spalle secondo l'assistente dell'arbitro partendo in posizione irregolare. Cerca di guadagnare tempo la Fortis Altamura con Coretti, il numero 1 della squadra biancorossa, che adesso rilancia oltre la linea mediana del campo, prova a raggiungere la palla Calderoni, c'è su di lui la Cerenza che lascia scorrere e ripartirà con le mani lo stesso numero 3 della Real City, Mazzanti mette giù, chiuso in fallo laterale da Tarullo in maniera decisa. Ultimi istanti della prima frazione di gioco, ci avviciniamo al termine del primo tempo, ancora 6 minuti più il recupero naturalmente, che potrebbe essere già abbastanza importante, almeno 2-3 minuti per via dell'espulsione di Grassani che ha fatto perdere tempo e del conseguente calcio di punizione dove era rimasto a terra Mario Lannunziata. Calcio di punizione che ricordiamo poi ha permesso alla Real City di rendersi pericolosa con un palo colpito da Cassotta. Primo tempo non emozionante, le due squadre si sono affrontate sì a viso aperto ma non ci sono state grandissime occasioni da una parte e dall'altra. Un timido tentativo della Fortis Altamura con Giovanni Stango pronto in uscita alla chiusura su Difonso, mentre poi il gol annullato a Pompetti e il palo di Cassotta sono state le due grandi occasioni per la squadra di mister Ciurlia, che adesso riparte con Mario Lannunziata, prova a lanciare in profondità per Mazzanti, troppo lungo il suo lancio, bravo Lannunziata comunque a farsi trovare pronto al centro del campo per cercare di aprire dei varchi nella retroguardia avversaria. La Cerenza in anticipo ci riesce e poi riesce anche a recuperare la sfera con l'ausilio di Narciso, era in fuorigioco l'Annunziata, non va su questa palla che è recuperata direttamente dal portiere della Fortis Altamura Coretti. Il rilancio di destro del portiere dell'Altamura di testa allontana Tancredi, recupero di Zanni, ancora la Real City, palla a terra, Cassotta di prima intenzione cerca l'Annunziata, c'è la chiusura di Cirrottola, si è letteralmente chiuso in difesa la Fortis Altamura dopo l'espulsione di Grassani. Pompetti, una carambola favorisce Cappiello e poi il colpo di tacco ottimo proprio di Cappiello, prova a ripartire in contropiede, il tocco in favore del numero 11 Calderoni che prova ad allargare sulla destra, Difonso non riesce a tenere la sfera e la palla termina in fallo laterale. Era una buona occasione per la Fortis Altamura, la squadra si era distesa bene sulla sinistra con Cappiello, complice anche un rimpallo fortunato sul tocco di Pompetti. Palla in fallo laterale, sarà la Real City di mister Ciurli a rimettere in campo con le mani. Al termine del primo tempo proveremo anche a darvi qualche aggiornamento dagli altri campi. Ricordiamo che c'è la prima giornata del campionato di promozione tutta in campo tranne la sfida di Apricena tra Apricena e Canosa che si è giocata ieri in anticipo ed è terminata con il punteggio di 0-0. Mazzanti
Stesso punteggio che quest'oggi qui al comunale di Stornara. Mazzanti si intestardisce nel dribbling, non riesce ad andare via l'avversario, e poi è la Forti Saltamura che va a recuperare la palla per un fallo laterale. Dicevamo, abbiamo anche qualche collegamento da Cerignola, ci andremo a collegare proprio col Monterisi al termine della prima frazione di gioco. Intanto proviamo a darvi qualche aggiornamento anche dagli altri campi, ma dopo aver visto questo tentativo di azione del Real City. La ripartenza adesso della Forti Saltamura, recupero da parte di Mascia, cerchio di centrocampo, il lancio di Mascia, posizione regolare, anzi no, aspetta un po' il direttore di gara prima di alzare la bandierina e chiamare il fuorigioco. Si alza la palla a campanile, recupera della Forti Saltamura, Cappiello, cerchio di centrocampo, allarga per Ardino sull'altro lato, in anticipo la Cerenza, ottimo, prova a ripartire adesso il contropiede della Real City, sulla sinistra si allarga troppo la Cerenza, viene fermato in fallo laterale. Aggiornamenti dagli altri campi, ad Ascoli Satriano, Caggianelli pareggia il gol del momentaneo vantaggio del quartiere Uniti Bari, quindi Ascoli 1, quartiere Uniti Bari 1, Monte Sant'Angelo in vantaggio 1-0 invece nella propria gara casalinga. Questi gli aggiornamenti dagli altri campi, 0-0 a Cerignola, ma proveremo ad andare poi in collegamento con Fabio Trallo di Cerignola Viva per sentire in diretta come è andato questo primo tempo di Audace Cerignola San Marco. Intanto restiamo qui dal comunale di Stornara. Cassotta si fa vedere in area, Pompetti, il corso al centro, l'Annunziata, fuori gioco ancora una volta, palo, gol di l'Annunziata, secondo gol annullato per fuori gioco. È parso deciso della sua idea Mario l'Annunziata, ok, da parte del capitano della Real City, che ha accettato di buon grado la decisione del secondo assistente del direttore di gara di alzare la bandierina ed annullare anche questo secondo gol della Real City. Due gol annullati da parte del direttore di gara alla squadra padrona di casa, colpo di testa ancora una volta di l'Annunziata, che adesso va anche ad aiutare in difesa, prova a lanciare lungo, cerca di entrare in area Bassano, chiuso in fallo laterale dal numero 3 Tancredi della squadra della Forti Saltamura. Corre non poco Mario l'Annunziata tra i reparti da Manforte al centrocampo, schizza le palle per gli inserimenti dei centrocampisti e delle due ali d'attacco e poi va anche a segnare, perché il gol in realtà lo aveva fatto Mario l'Annunziata, poi è stato annullato dal direttore di gara. Con le mani Pompetti direttamente in area, Mazzanti schizza la palla al limite dell'area, non riesce a tirare Bassano, si alza questa sfera a campanile, colpo di testa di Cassotta, Ardino prova a ripartire, chiama il fuorigioco l'arbitro ma poi lascia continuare il recupero della sfera da parte di Cassotta, che riesce a servire Mazzanti, non riesce a trovare il tempo per servire il compagno Mazzanti, recupero di Castoro, è falloso e ci sarà un calcio di punizione per la Real City. Ci avviciniamo al termine della prima frazione di gioco, gentili utenti di Mitico Channel, di Calcio Web Dilettanti e di Antenna Sociale Web TV, siamo in collegamento anche con Cerignola Viva, tra poco andremo da Fabio Trallo al Monterisi per il collegamento con l'Audace Cerignola e il San Marco che si stanno affrontando al Monterisi per questa prima uscita stagionale di questo nuovo terzetto, che diventa un quartetto con Cerignola Viva quando siamo in collegamento con le squadre Cerignola e dei Real City. Colpo di testa di l'Annunziata, non riesce ad arrivarci nessuno della Real City, riparte Tarullo, allarga sulla destra per Difonso, sceso ad Armanforte alla squadra in difficoltà della Forti Saltamura, la palla in fallo laterale, già due gol annullati durante la partita a Pompetti e all'Annunziata. Ottima discesa di Mazzanti, il cross al centro, una deviazione, ci sarà calcio d'angolo, c'è stato probabilmente il tocco con un braccio ma sul cross ravvicinato era sicuramente involontario. Ancora calcio d'angolo per la Real City, il terzo dall'inizio della gara, risultato ancora fermo sullo 0-0. Ricordiamo Forti Saltamura in 10 per l'espulsione di Grassani e Real City che è andata vicina al gol con un palo colpito da Cassotta, due gol peraltro sono stati annullati. Cross al centro, la palla schizza, il tocco, la palla che va di poco fuori,
sfortuna per la squadra padrona di casa, perché con questo tocco ravvicinato Mazzanti non è riuscito ad indirizzare verso la porta, ma davvero di pochissimo. Nulla di fatto. Nulla di fatto, ancora 0-0, si avvicina il termine della prima frazione di gioco. Coretti con i piedi nella linea mediana del campo, riesce a raggiungere la palla, poi Di Fonso deve girarsi in mezzo a due avversari, riesce ad andare via, si propone, faccia la porta, riesce ad allargare sulla destra per Ardino, Ardino contro la Cerenza, deve accentrarsi il numero 10 della Fortis Altamura, la chiusura su di lui è regolare, poi l'arbitro chiama direttamente la fine del primo tempo, termina la prima frazione di gioco con il punteggio di 0-0. Io resto in collegamento con voi in attesa che ci raggiunga anche qualche dirigente della squadra padrona di casa della Real City. Io però proverei ad andare al Monterisi, perché abbiamo aperto questa collaborazione naturalmente con Cerignola Viva per seguire anche quello che sta succedendo dal Monterisi per Audace San Marco. Siamo in collegamento, ecco, dal Monterisi di Cerignola. È terminato il primo tempo qui tra Real City e Fortis Altamura, risultato di 0-0. Fabio Trallo in collegamento da Cerignola, dal Monterisi. Fabio, com'è la gara tra Audace e San Marco? Sì, grazie Fabio, siamo collegati qui dal Monterisi dove è appena terminato il primo tempo tra l'Audace e San Marco, squadre ancora ferme sullo 0-0, ritmi molto blandi, lenti, con il Cerignola che ha provato in più un'occasione a scardinare il muro ospite. Ci hanno provato prima la Talandra, poi Di Pasquale, ma soprattutto Monopoli con un'occasionissima, ma Sportelli, minore il portiere del San Marco, ha risposto sempre presente. La squadra ospite dal canto suo si è sempre difesa con ordine, ripartendo in contropiede, sfiorando anche il vantaggio con una bella girata di Catalano che ha sfiorato il palo. Ripeto il parziale per il momento dal Monterisi, Audace 0, San Marco 0. Quindi Fabio, 0-0 al Monterisi, come ha risposto il pubblico di Cerignola alla prima uscita ufficiale in questo campionato? Il pubblico ha risposto presente, sta sempre incoraggiando la squadra, ma per il momento i ritmi sono ancora molto lenti, l'Audace non sta trovando quelle occasioni giuste per riuscire ad andare in vantaggio, Fabio. Come risponde il mister Gallo? Il mister sta provando dalla panchina di incitare i suoi, soprattutto a incitare Schiavone, di far girare più la palla, più la squadra. Vedremo adesso se apporterà qualche cambiamento e se magari le darà un po' la squadra negli spogliatoi. Ecco Fabio, naturalmente resta collegato con noi, se ci sono novità non esitare a darci tutti gli aggiornamenti da Cerignola per Audace Cerignola San Marco. Ricordiamo il risultato anche dal Monterisi 0-0, anche qui da Stornara il risultato tra Real City e Fortis Altamura fermo sullo 0-0. Quindi grazie Fabio per il collegamento e buon lavoro. Grazie Fabio, anche a te. E ritorniamo qui al comunale di Stornara perché andiamo a chiudere questa prima parte di collegamento con un commento alla gara. È stato un primo tempo inizialmente molto equilibrato, poi la Real City ha preso in mano la situazione dopo una prima occasione per i padroni di casa. C'è stata un'azione della Fortis Altamura con Di Fonso che si era riuscito a liberare al limite dell'area, una grande uscita di Giovanni Stango non ha permesso alla Real City di restare ancora sullo 0-0. Poi la svolta probabilmente di questa gara, almeno fino adesso è stata questa la svolta della gara. In contropiede Mario Lannunziata è stato fermato da Grassani in maniera irregolare, era uno contro uno praticamente quasi a ridosso del limite dell'area. Il direttore di gara ha chiamato un calcio di punizione in favore della squadra
di mister Ciurlia con l'espulsione del numero 6 della Fortis Altamura. Quindi Fortis Altamura in 10, Cassotta colpisce il palo sul calcio di punizione e poi un gol annullato, ancora il secondo. Dopo quella Pompetti annullato il gol anche allo stesso Mario L'Annunziata nella parte finale della prima frazione di gioco. Tra qualche istante proveremo a sentire anche qualche dirigente della squadra padrona di casa, hanno tutti raggiunto la parte degli spogliatoi per cercare magari di incoraggiare i propri giocatori, perché comunque la Real City ha giocato un buon primo tempo. Diciamo, dopo il ventesimo minuto ha praticamente comandato il gioco riversandosi nella metà campo della Fortis Altamura. Intanto ritorniamo con le immagini sul campo, un campo vuoto dove si stanno allenando i panchinari, perché cercheremo di darvi anche, dicevamo, il commento di qualche dirigente della squadra padrona di casa. Restate collegati con noi perché seguiremo tra qualche istante il secondo tempo. Intanto vi lasciamo alle immagini per qualche istante, ci prendiamo un attimo di pausa, restiamo sempre collegati con le immagini dal comunale di Stornara. Cercheremo poi di, quando ritorneremo in collegamento, di avere un dirigente della Real City per avere un commento a questo primo tempo di Real City Fortis Altamura. Vi ricordo il punteggio 0-0.
torniamo anche in audio in diretta dal comunale di Stornara, risultato ancora fermo sullo 0-0 nella gara tra Real City di Stornara e Stornarella, questo progetto unificato che vede le due cittadine impegnate in questa realtà che affronterà il campionato di promozione. Abbiamo tra qualche istante ai nostri microfoni il direttore generale di questa società, Mimmo Quinto. Naturalmente aspettiamo ancora un attimo, lasciandolo alla sua conversazione prima di prendere qualche sua dichiarazione in diretta riguardo questa prima frazione di gioco che si è terminata da qualche minuto sul punteggio di 0-0. Le due squadre tra qualche istante ritorneranno in campo per il secondo tempo. Ecco, abbiamo Mimmo Quinto al microfono. Che primo tempo hai visto? Ho visto un gran primo tempo con l'impegno dei ragazzi che hanno fronteggiato questa squadra che ha precedenti di categoria molto importanti. Quindi ci è mancato solo il gol, abbiamo preso un palo. Tutto sommato il primo tempo credo che meritavamo i 3 punti. Poi vedremo il secondo tempo come andrà a finire. E più che mancato il gol, ce ne sono stati anche 2 di gol, Mimmo. Lo vediamo. E come dicevamo, ce ne sono stati 2 di gol annullati. In effetti uno mi sembrava regolare, l'altro qualche dubbio. Comunque, se l'arbitro o il segnalini ha visto così, vogliamo tenere fede a quello che hanno visto. Speriamo che nel secondo tempo ci potrà andare meglio. Squadra in 10 contro 11, la Forti Saltamura è con l'uomo in meno, Real City con l'uomo in più, può essere un vantaggio per il secondo tempo? Sì, credo di sì, però considerando l'esperienza della squadra avversaria, credo che sapranno prendere le contromisure per controbattere la nostra squadra, però noi abbiamo le carte in regola per poter sfruttare il secondo tempo e speriamo che ce la facciamo. Beh, per essere all'esordio è una buona cornice di pubblico. Sì, ci aspettavamo qualcosa in più, però ormai sappiamo come vanno le cose. Il pubblico è legato ai 3 punti, speriamo di partire bene, cioè il prossimo incontro in casalingo avremo un'affluenza di pubblico più importante. E ricordiamo che al prossimo incontro casalingo, mentre liberiamo e ringraziamo Mimmo Quinto per il suo apporto, le due squadre stanno tornando in campo, dicevamo al prossimo incontro casalingo ci sarà qui al comunale di Stornara la gara tra Real City e Canosa, sarà la terza giornata. Alla seconda giornata la Real City andrà sul campo del Polimnia, quindi le due squadre stanno ritornando in campo, risultato ancora fermo sullo 0-0. Siamo in diretta dal comunale di Stornara, 16:35, sta per cominciare il secondo tempo. Vi ricordiamo che questo progetto a più mani vede la collaborazione di Antenna Sociale, Web TV del posto, che regala emozioni su quello che accade nelle realtà di Real City, non soltanto nello sport ma anche nel sociale, come dice appunto il nome stesso, e in tutti gli eventi che ci sono stati anche quest'estate, ce ne sono stati abbastanza. Tra Calcio Web Dilettanti, che è un sito di informazione calcistica dilettantistica con le notizie sempre in primo piano su tutte le realtà pugliesi, soprattutto le foggiane, dei campionati dalla Serie D fino alla terza categoria, e poi con l'occhio anche vigile sulla Lega Pro da quest'anno in anteprima, e poi anche con Mitico Channel, una collaborazione che parte con Biagio Porricelli, che ringraziamo naturalmente appunto per la collaborazione, e poi Biagio Porricelli ci fornirà il server per le dirette, quindi gara visibile anche su miticochannel.it. Intanto si è ripartiti con la ripresa, Real City che attaccherà dalla destra questa volta dei vostri PC, dei vostri schermi. Palla che adesso va nella metà campo della Forti Saltamura, che ricordiamolo in 10 uomini, non ci sono stati cambi da ambo le parti.
attenzione perché prova ad entrare l'Annunziata in area, e Ranzi Bassano che è stato fermato in maniera regolare secondo il direttore di gara. Noi siamo un po' più perplessi perché il tocco ai danni del calciatore Dauno c'è stato, era al limite dell'area, poteva essere un'ottima occasione per la squadra padrona di casa. Restano a terra sia Bassano che Ardino. Il tocco ci è sembrato pesante, l'arbitro non è intervenuto ritenendo non necessario il suo intervento. Io vi ricordo, questo riguarda soprattutto gli amici di Mitico Channel, che al termine di questa gara ci proietteremo direttamente allo stadio Pino Zaccheria di Foggia per l'incontro tra Foggia e Catanzaro, valido per la seconda giornata del campionato di Lega Pro. Intanto si ripartirà con la rimessa che la Real City restituisce alla squadra padrona di casa. Ci sarà il collegamento con lo stadio Pino Zaccheria, poi naturalmente vi rimando poi a tutto quanto concerne il commento a questa giornata del campionato di promozione, ma anche a quelli di eccellenza Serie D in questo inizio di stagione sul sito calcioweb.dilettanti.it. Il rilancio dalle parti di Umbriano che riesce a sovrastare di testa l'avversario, prova a ripartire da Forti Saltamura, c'è Mazzanti che ostacola l'avversario, fallo di mani di Narciso, calcio di punizione per la Forti Saltamura. Il fallo di mani è stato di Narciso. Chiaro l'invito del capitano Mario Lannunziata ai suoi compagni di squadra, ha detto palesemente dobbiamo accelerare noi. In effetti la Forti Saltamura in 10 contro 11 gioca fuori casa, quindi il pareggio potrebbe anche star bene alla squadra del tecnico ospite Moramarco. Prova ora la rimessa con le mani Tancredi, cerca di allontanare il più possibile ma la palla viene recuperata da Mascia. Mazzanti al limite dell'area, evita due avversari, poi tocca all'indietro per la Cerenza, prova a spingere centralmente, poi deve indietreggiare ancora una volta su Mascia. Avanza il numero 5, tocca per Cassotta, è lui che deve dettare i tempi, allarga sulla destra in favore di Zanni, prova a salire il terzino destro, la palla che arriva anche in maniera fortunosa a Bassano che comunque non riesce a metterla giù. Si ripartirà con un fallo laterale ancora una volta. In favore della Real City, e poi ci arriva Coretti sulla sfera. Si riparte. Palla alzata a campanile, poi il recupero. Della squadra ospite che ripartirà con un calcio di punizione. Il rilancio di Cirrottola, il recupero di Zanni, ancora una volta Ardino per la Forti Saltamura, cerca la profondità per Difonso, evita Mascia ma riesce al recupero a Zanni che chiude bene la diagonale, poi il rilancio di Mazzanti, il recupero da parte di Narciso non è preciso e quindi anzi non era Narciso ma Pompetti, il recupero di Difonso, capitan Castoro, poi allontana tutto Umbriano, chiama all'apertura del gioco Umbriano ma non si riesce a mettere giù la palla e quindi ora l'arbitro interviene e chiama un calcio di punizione in favore della Real City. Subito partita in profondità, Mazzanti, la chiusura su di lui da parte di Tarullo è precisa e puntuale perché Mazzanti stava caricando il sinistro per un probabile tiro al volo. La posizione era abbastanza defilata, ma Mazzanti ha nelle corde questo tipo di giocata e quindi avrebbe potuto provare questo tiro al volo. Colpo di testa di Loiudice ad allontanare, Narciso prova ad inserirsi in area, l'arbitro chiama un fallo proprio da parte del numero 8 ex Carapelle.
Calcio di punizione per la Fortis Altamura. 6 minuti di gioco, gentili telespettatori, il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Umbriano non ci arriva l'annunziata, la chiusura di Cirrotola e poi allontana tutto Tarullo. Interviene la Cerenza, fallato da Difonso, l'arbitro non è d'accordo, e Ardino della Fortis Altamura che va a recuperare la sfera, ma il fallo laterale sarà in favore della Real City. Verde azzurri batteranno con le mani con Tancredi. La Cerenza, l'annunziata che prova a divincolarsi dalla marcatura avversaria, poi ottima la giocata di Cassoro, il capitano della Fortis Altamura prova a far partire il contropiede, chiusura su di lui da parte di Umbriano che poi con molta tranquillità riesce a far partire nuovamente i suoi con la Cerenza. Ora Narciso che lancia in profondità Mazzanti, la palla è ancora in gioco, Mazzanti è velocissimo, la chiusura di Lo Iudice, spallata del numero 8 a Mazzanti che poi prova a ripartire, l'arbitro del fallo a Mazzanti e quindi calcio di punizione per la Fortis Altamura. Calcio di punizione in favore della Fortis Altamura, sarà Tarullo, anzi Tarullo lascia l'incombenza ad Ardino per il rilancio. Difonso, spalle alla porta, il fallo c'è stato da parte di La Cerenza su Difonso che si era girato bene. Calcio di punizione per la Fortis Altamura. Tarullo lascia ancora una volta il suo capitano Castoro, si muove Difonso, Castoro preferisce ripartire dallo Iudice, palla ancora per Castoro, il mediano della Fortis Altamura è lui che fa girare la palla per la squadra ospite. Lo Iudice, si mettono in difficoltà da soli gli avversari, prova a ripartire in un 4 contro 4, Pompetti si ferma in mezzo ai due avversari, riesce a restare in possesso palla, prova ad andare da solo ma c'è Lo Iudice che lo chiude direttamente in fallo laterale. Cambio per la squadra padrona di casa, sta per entrare Jungo al posto di Mazzanti. Buon il primo tempo da parte di Mazzanti, inizio di ripresa sulla stessa scia ma si è giocato davvero poco per poter giudicare la ripresa di Mazzanti. Buon il primo tempo, c'è stata una buona occasione con un contropiede ottimo, è riuscito a dare fastidio alla retroguardia della Fortis Altamura, ha propiziato anche il gol dell'eventuale vantaggio poi annullato dall'arbitro, ma ora entra Jungo, limite dell'area, Cassotta col destro, il tiro, palla che termina di poco fuori, grandissimo tiro di Cassotta, è lui che sta mettendo i brividi alla retroguardia della Fortis Altamura. Dopo il palo nel primo tempo su calcio di punizione, Domenico Cassotta carica il destro dal limite dell'area, la palla termina fuori di poco, ancora un'occasione per la Real City che sta facendo maturare quello che sarebbe il gol dell'eventuale vantaggio. Risultato ancora fermo sullo 0-0, ma la Real City ancora una volta vicina alla marcatura. Prova ad avanzare Zanni. Tocca sulla destra per il suo compagno di centrocampo Narciso, la palla è fermata. Il recupero della Real City, l'arbitro però inverte l'ordine di battuta del fallo laterale. Quindi prima mossa effettuata da mister Ciurlia con in campo Jungo al posto di Mazzanti. Ripetiamo, è stato buono il primo tempo di Mazzanti, Jungo naturalmente più fresco, potrà dare maggiore profondità. Attenzione perché la Fortis Altamura prova ad entrare in area, il cross al centro e la chiusura di La Cerenza, era un incredibile 3 contro 1 da parte della Fortis Altamura, la scelta peggiore da parte di Calderoni che avrebbe potuto puntare direttamente Giovanni Stango, invece
ha preferito toccare al centro verso l'unico compagno che peraltro era marcato, quindi scelta sciagurata da parte di Calderoni per la Fortisaltamura. Calcio d'angolo per gli ospiti, colpo di testa da allontanare di Umbriano, prova a recuperare la sfera ancora la Real City, fuori gioco di Castoro, quindi si ripartirà con un calcio di punizione in favore della squadra padrona di casa. Giovanni Stango, il rilancio a cercare Jungo, mette giù la palla, il nuovo entrato e tocca il suo primo pallone, chiuso in fallo laterale da Tarullo. Giovanni Stango prova lui adesso a far partire la manovra con questo lancio a cercare l'annunziata che lascia scorrere per Bassano, ma nulla di fatto, c'è l'uscita di Coretti che in maniera molto esperta prende anche tempo nella ripartenza. Prova a dare apporto anche con i piedi, dotato di ottimi piedi peraltro il numero uno Giovanni Stango, portiere foggiano che si ritrova sicuramente in queste categorie anche in maniera immeritata per via di scelte lavorative. Naturalmente una volta lasciata l'opportunità del professionismo, quando si sceglie la via del dilettantismo si è molto vincolati all'aspetto lavorativo, e quindi Giovanni Stango è stato succube anche di questo aspetto, ma è di sicuro uno dei migliori portieri di Capitanata. Prova la Cerenza a distendersi sull'ottimo colpo di tacco di Jungo, recupera la palla, l'arbitro chiama il fallo, ci sono altri tre uomini della Real City che si vanno a riscaldare. Si vanno a riscaldare, li stiamo vedendo in questo momento, anche grazie all'ausilio dei nostri tecnici di ripresa, Marco Marella e Antonello Quirito, a cui va naturalmente un grandissimo ringraziamento, in bocca al lupo per questa nuova stagione calcistica, anche loro seguiranno quando saremo impegnati sui vari campi, naturalmente compatibilmente con quelle che sono tutte le attività in programma. Loro seguiranno questi progetti. Fallo laterale in favore della Real City. I minuti di gioco della ripresa, attenzione perché Narciso, ma c'è l'annunziata, il tiro dell'annunziata direttamente tra le braccia di Coretti, non è riuscito a caricare bene il destro, sporcato probabilmente il pallone prima del tiro. Dicevamo bene, no? 14 minuti del secondo tempo, il rilancio in avanti della Real City, prova il recupero la Fortisaltamura, ma nulla di fatto, la palla termina fuori. Ancora nessun cambio dalle parti di Mora Marco, ma si sta alzando un giocatore, quindi vedremo quali saranno le scelte di Piero Mora Marco, che probabilmente dovrà inserire un difensore perché lo Iudice centrocampista ha resistito fino ad ora al posto dell'espulso Grassani, lasciando la sua postazione di centrocampista per andare in difesa, al centro della difesa. Anche se il fisico del giocatore che sta per entrare, non riusciamo ancora a vedere il numero, non ci sembra quello di un difensore centrale. Quindi vediamo la scelta di Piero Mora Marco per l'ingresso in campo. Infatti sta per entrare Marsico al posto di Difonso, quindi si copre il tecnico Piero Mora Marco con Difonso che va sia a ridosso, anzi va a raggiungere proprio il centro dell'attacco, quindi cambia poco. Marsico che nonostante il numero 13 è un attaccante, intanto attenzione perché prova a colpire dalla distanza, ci vuole ben altro per battere Giovanni Stango da quella posizione, ci ha provato Castoro,
il rilancio di Giovanni Stanco per lo scatto di Ungo, la palla rimbalza, è favorevole per Ungo, spinto dalla Judice, il direttore di gara non interviene, ma c'è stata una netta spinta di spalla da parte di Judice, di lo Judice, ai danni di Ungo. Ancora lo Judice, va al recupero Tarullo e poi la palla è ancora una volta recuperata da Narciso, di tacco ancora Ungo per Narciso, lungo linea sulla sinistra, la palla termina fuori, l'arbitro infatti non lascia continuare, ci sarà la rimessa per la Fortis Altamura. Ungo recupera della sfera per la Fortis Altamura che può ripartire. Recupero della sfera da parte del numero 4 Castore, poi ancora una volta Narciso per la Real City, allarga sulla destra in favore di Bassano. Bassano aspetta l'arrivo dei compagni, si va a proporre in sovrapposizione Zanni. Bassano preferisce toccare verso Ungo al limite dell'area, carica il tiro, la deviazione, ma Ungo resta in possesso palla, limite dell'area, Ungo aiutato da Narciso, colpo di tacco, la palla recuperata poi dal numero 8 della Real City, anzi è Cassotta, fallo laterale in favore della Real City, poi il tiro dalla distanza di Acerenza, i pugni del portiere Coretti. Pugni di Coretti, grande occasione sul destro di Lacerenza, Coretti che si rifugia in calcio d'angolo, batte Cassotta, colpo di testa di Mascia sul secondo palo, allontana la minaccia, la difesa della Fortis Altamura, comunque ancora in attacco, mantiene viva l'azione offensiva Cassotta, punto un avversario, il raddoppio, il cross però va direttamente a fondo campo e quindi ci sarà rimessa dal fondo. Gioco fermo quando siamo giunti al 19° minuto del secondo tempo. Sta per riprendere il gioco con il rilancio a fondo campo di Coretti. Fallo laterale per la squadra della Fortis Altamura. Recupera della palla da parte di Ungo, la sua velocità può destare preoccupazione agli avversari, infatti c'è il fallo su di lui da parte di Capitan Castoro. Deve accelerare i tempi la Real City se vuole portare a casa la vittoria nella prima uscita stagionale. Ricordiamo che la Fortis Altamura in 10 contro 11 per l'espulsione di Grassani al 25° minuto del primo tempo, quindi da parecchio tempo che la Real City è in superiorità numerica, non riesce però a sfruttarla, anche se è andata a segno per due volte, l'arbitro ha annullato in tutte e due le occasioni. Prova adesso Bassano, il toccano dietro per Zanni, 1-2 di Bassano e Zanni, poi c'è l'intervento scomposto al limite dell'area da parte di Cirrottola e calcio di punizione per la Real City da posizione molto molto interessante. Siamo al limite dell'area e sarà probabilmente Cassotta a colpire da quella posizione, perché lo ricordiamo, nel primo tempo, in occasione proprio del calcio di punizione scaturito dall'espulsione di Grassani, c'è stato il palo colpito direttamente su punizione da Domenico Cassotta, che non è nuovo a colpi del genere, lo ricordiamo anche nel derby dello scorso anno tra Stornare e Stornarella, siglò un gol all'incrocio dei pali proprio da quella posizione, quindi non è nuovo a questi calci piazzati Domenico Cassotta. È chiaro che con la partenza di Montemorra la Real City ha perso
un calciatore da quella posizione molto molto importante per questo tipo di soluzioni. Lì praticamente col Mancino sarebbe stato perfetto, la ricordiamo anche lui in una partita trasmessa da Antenna Sociale, Real City Cerignola, terminata 0-0, colpì un grandissimo palo sempre su punizione e fu una delle poche occasioni di tutta la partita, quindi rischiò davvero la Real City di battere l'Audace Cerignola, cosa che non è riuscita nessuno lo scorso anno. Calcio di punizione per la Real City, l'Annunziata di spalle, c'è Cassotta, sarà lui a battere, anche Pompetti vicino alla palla, parte Cassotta, il tiro, la barriera ribatte, ancora Cassotta, il tiro, fuori, ancora vicino alla rete, Domenico Cassotta è lui l'uomo più pericoloso della Real City, tre occasioni per il numero 4 della Real City, che non riesce a dare profondità alla propria manovra, ma sta comunque cercando di accelerare i tempi per arrivare al gol del vantaggio. Ancora nulla di fatto in questa occasione, rilancio di Coretti. Palla all'indietro, dove la Real City prova a riorganizzare la propria manovra, recupera ancora della squadra ospite, che ora prova a ripartire in contropiede, recupero di Umbriano. Recupero della sfera da parte di Lacerenza, che prova poi a ripartire in contropiede. Lacerenza sulla sinistra, servito da Narciso, prende il fondo del campo, c'è la chiusura del numero 2 che poi riesce a guadagnare anche la rimessa dal fondo. Il gioco è ancora fermo. Gioco ancora fermo, il direttore di gara chiama adesso l'intervento della panchina della Real City. Lo portano fuori. E ci sarà eventuale recupero che il direttore di gara assegnerà al termine di questa gara. Sarà comunque la rimessa dal fondo e il cambio da parte della Real City, entra con il numero 13 Mastropieri, quindi uscirà proprio il giocatore che si è infortunato, Lacerenza, che ha lasciato il campo a Mastropieri. Mastropieri che tocca il suo primo pallone in questo momento, Jungo di prima intenzione subisce la carica avversaria ma l'arbitro non è d'accordo, prova a ripartire adesso Ardino per la Fortis Altamura sulla destra, Ardino, la chiusura di Mascia ottima, anzi era Umbriano che in maniera ottima riesce ad allontanare la minaccia, minaccia ancora attiva perché siamo comunque al limite dell'area della Real City, spalla porta, prova a guadagnare un calcio di punizione, il numero 7 Cappiello, aiutato anche da una decisione dell'arbitro che lascia alquanto a desiderare, Cappiello è probabilmente caduto da solo, poi
si è preso letteralmente questo calcio di punizione. Calcio di punizione. In favore della Fortis Altamura, risultato ancora fermo sullo 0-0 qui dal comunale di Stornara. Nel primo tempo due gol annullati alla Real City, un palo di Cassotta, altre due occasioni nella ripresa per Cassotta. Ricordiamo che la Fortis Altamura è in 10 per l'espulsione di Grassani. Ardino sulla battuta, lascia per incompensa Marsico che trova direttamente le mani di Giovanni Stango, e possiamo dire tranquillamente che questo al 25esimo della ripresa è il primo tiro in porta della Fortis Altamura di tutta la gara. Mastro Pieri prova a tenere viva l'azione offensiva della Real City. Narciso addirittura carica il tiro dalla distanza direttamente con le mani, sicuro il portiere Coretti. Ancora Real City in avanti, ma c'è il recupero della squadra ospite. E in questo momento sterile il tentativo offensivo della squadra di mister Ciurria, non riesce a dare concretezza alla manovra offensiva e quindi il risultato resta sempre fermo sullo 0-0, mentre qualche istante fa c'è stato il primo tiro in porta della squadra della Fortis Altamura con un tiro di Marsico su calcio di punizione. Quindi complice anche l'inferiorità numerica, la Fortis Altamura si sta chiudendo in difesa, ripartendo in contropiede, mentre la squadra che deve fare la partita la sta facendo, ma non riuscendo ad impensierire gli avversari, è proprio la Real City che intanto prova una rovesciata al centro dell'area, recupero di Cassotta, deve girarsi, tocca all'indietro e riparte da Mascia, il lancio di Mascia a cercare la profondità, la chiusura del numero 5, ospite, ancora Mascia di testa. Vale recupero Zanni, chiusura su di lui da parte di Tancredi e fallo laterale. Arriva con il numero 11, poi Bassano, la palla arriva sui piedi di Lannunziata che d'esterno prova a servire l'inserimento di Narciso, nulla di fatto, riparte la Fortis Altamura, Mascia ferma l'avversario, poi Cassotta recupera palla, chiuso da un avversario che poi riparte in contropiede. Attenzione al contropiede della Fortis Altamura, 2 contro 2. Si ferma Calderoni, lancio per Marsico, la chiusura ottima di Mastropieri che chiude. Chiude ogni varco e permette alla Fortis Altamura poi però di ripartire da un fallo laterale. Inciampa Marsico sui piedi di Mastropieri e ci sarà un fallo che comunque è stato chiamato dal direttore di gara. Quindi calcio di punizione per l'Altamura. E Marsico sulla palla. Parte Marsico, il cross al centro, colpo di testa ad allontanare l'Annunziata, entra su di lui, l'Annunziata riesce comunque ad arrivare sulla palla, poi Jungo sciupa tutto. Vediamo se ci saranno altre scelte di mister Ciurria, che ha ancora un cambio a disposizione per cercare di cambiare l'ordine di questa partita. Ancora 0-0, gentili telespettatori, quando siamo giunti alla mezz'ora. ...15 minuti al termine, ancora fermo sullo 0-0 il risultato. Il rilancio di Coretti. Marsico
fermato poi da Cassotta che prova a ripartire, cerchio di centrocampo, può proporsi Cassotta allo spazio, il lancio per Jungo, c'è lo Iudice in chiusura, ma Jungo prova ad arrivare sulla palla, ci riesce in anticipo sul portiere, colpo di testa all'indietro, l'arbitro non interviene neanche in questo momento, ci è sembrato dubbio l'intervento del portiere, comunque ancora Real City in possesso palla con il numero 10, Pompetti, cerchio di centrocampo, prova adesso ad avanzare, siamo nella metà campo della fortissima Altamura, in mezzo ad avversari, Pompetti perde la palla, Zanni la recupera, ancora Real City con Luca Zanni che guadagna un fallo laterale, anzi no, il guardialine inverte la battuta e sarà la Fortis Altamura ad occuparsi della ripresa, meno di 15 minuti al termine, gentili utenti di Mitico Channel, l'antenna sociale e calcio web dilettanti, 0-0 qui tra Real City e Fortis Altamura. Ardino va a guadagnarsi in maniera molto esperta un calcio di punizione nel cerchio di centrocampo, si ribatterà perché non ci sarà, non si può battere qualche metro più avanti rispetto al dovuto, cross di prima intenzione di Tarullo direttamente in porta, ma Giovanni Stango controlla e la sfida termini fuori. Mastropieri, Narciso protegge da Ardino che comunque recupera palla e può far ripartire la Fortis Altamura, ancora Ardino si propone sulla destra, è un mancino naturale che deve quindi ritornare sui suoi passi all'interno, ma Mastropieri è imperioso fisicamente al suo cospetto e quindi lo stende letteralmente in maniera regolare recuperando la sfera, poi Bassano non riesce a metterla giù sul rilancio e ci sarà una rimessa laterale in favore della Fortis Altamura, si accendono gli animi, l'Annunziata allontana energicamente un avversario dal punto in cui è rimasto a terra Bassano. Attenzione alla seconda parte di gara, perché siamo ormai giunti nelle battute finali di questa partita. Fortis Altamura che sta mantenendo lo 0-0 iniziale al cospetto di un Real City che sta comandando la partita, ma non riuscendo a impensierire oltremodo la difesa della squadra ospite. Ricordiamo comunque che siamo ancora alla prima giornata, però il meccanismo offensivo della squadra padrona di casa non è sembrato ben oleato, quindi c'è da lavorare ancora per mister Ciurlia. Ricordiamo che in squadra manca ancora Magaldi e anche qualche altro elemento per via della squalifica dello scorso anno nella finale playoff contro il San Marco. Fuori ancora Bassano, vediamo se sarà il caso di andare a nuova sostituzione. Pompetti protegge, poi arriva la palla sui piedi di Mascia che dopo una prima indecisione riesce a servire Umbriano. Trentacinquesimo minuto, 10 al termine, più recupero che ci sarà, si è perso molto tempo nel secondo tempo. Fallo laterale per la Fortis Altamura, recupero palla da parte di Pompetti, Cassotta cerchio di centrocampo, prova ad andare all'indietro, Zanni ancora per Pompetti, ma c'è l'intervento in chiusura da parte di Tancredi, lancio in profondità, Mastropieri lascia
a Giovanni Stango, poi si va a provare sulla sinistra, ma Stango preferisce la testa di L'Annunziata, è proprio per lui il lancio, però c'è Castoro che all'indietro riesce a colpire sul centravanti foggiano, per recupero da parte di Pompetti che si propone, anzi Zanni ha provato, il nuovo entrato, quindi è entrato Tortora in campo al posto di Bassano, me lo confermano dal coordinamento, è entrato quindi Caggiano, Tortora in campo con il numero 16. Zanni si gira, viene fermato fallosamente da Calderoni, quindi calcio di punizione per i padroni di casa, c'è un ostacolo da parte degli ospiti, è tutto regolare secondo il direttore di gara, fallo laterale per la Fortis Altamura, manca poco al termine, meno di 10 minuti, gentili utenti di Mitico Channel, antenna sociale, calcio web dilettanti. Mastropiede di testa, mette giù Narciso, non ci riesce, poi recupero da parte di Tortora, giovanissimo centrocampista si ferma, poi perde palla, Mastropiede in corsa della sfera su Marsico che riesce a frapporsi tra lui e la palla, e quindi Mastropiede deve adesso recuperare. Marsico tocca all'indietro in favore di Tarullo che lancia in profondità per l'inserimento di Ardino, la chiusura di Umbriano su di lui e poi Crampi per il numero 6 della Real City. C'è abbastanza caldo qui a Stornara, è chiaro che siamo comunque a settembre, non nei mesi più caldi dell'anno, ma c'è abbastanza caldo anche se è ventilato, un vento che però spesso ha dato fastidio piuttosto che bene. E attenzione perché andiamo in collegamento in diretta da Cerignola. Fabio, cosa succede? Sì, Fabio, è cambiato il parziale qui dal Monterisi, Audace in vantaggio col Tomorra al termine di una bella azione di Marco Monopoli sulla destra, Tomorra ha trovato l'angolino lontano, è riuscito a battere il portiere ospite. Da notare anche che il San Marco è in 10 per l'espulsione dell'allenatore giocatore Iannacone dal 20° del secondo tempo, quindi un'audace attrazione anteriore che è riuscita comunque a trovare il vantaggio grazie a un bel gol di Vito Morra. Quindi audace Cerignola in vantaggio al Monterisi, Vito Morra cambia la situazione, grazie Fabio per il prezioso contributo. A che minuto siamo? Siamo al 32° del secondo tempo. Quindi ci stiamo avvicinando anche al Monterisi al termine della gara. Cerignola in vantaggio sul San Marco. Grazie Fabio. Mentre qui al comunale di Stornara il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Ci avviciniamo agli ultimi 5 minuti di gara. Poi ci sarà naturalmente il recupero che sarà corposo. Si è perso parecchio tempo durante il secondo tempo, appunto, scusate il gioco di parola, attenzione al cross che va pericolosamente in area, va a recuperare la sfera Ardino per la Fortis, fallo del giocatore Dauno su Ardino e quindi calcio di punizione in favore della Fortis Altamura. L'arbitro fa allontanare Pompetti dal punto di battuta, quindi chiama la distanza per Marsico che va alla battuta al centro dell'area, colpo di testa all'indietro pericoloso di Tortora, il rilancio di Giovanni Stango che prova a far ripartire L'Annunziata in contropiede, L'Annunziata che è stanco, c'è la chiusura su di lui da parte di Lo Iudice che poi mette in calcio d'angolo, quindi va tutto in avanti il team di Antonio Ciurria, sale Mastropieri, va a posizionarsi a centro area, L'Annunziata, cartellino giallo per Marsico. Cartellino giallo, anzi, per Castoro, il capitano, che era andato a protestare dall'arbitro perché aveva chiesto una spinta di Mario L'Annunziata ai danni di Lo Iudice. Calcio d'angolo, Cassotta al centro,
Ci arriva di testa la rete e l'arbitro annulla nuovamente il gol, terzo gol annullato dall'inizio della gara. È chiaro che il colpo di testa era entrato in rete, ma l'arbitro aveva fischiato prima che colpisse Mascia. L'arbitro non aveva fischiato, c'era stato il cartellino giallo, quindi c'era bisogno del fischio dell'arbitro. Cassotta nuovamente al centro, l'uscita del portiere, intervento irregolare ai danni di Coretti, calcio di punizione in favore della Fortis Altamura. In questo caso, diciamo, fa rabbia ai tifosi locali il gol annullato, però è chiaro che l'arbitro doveva fischiare, quindi gol questa volta annullato regolarmente dal direttore di gara. Prova a suonare la carica il capitano della Real City, Mario Lannunziata. Ultimi minuti di gioco, cerca il tutto per tutto la Real City per provare a guadagnare i tre punti, i primi tre punti della stagione. Al momento il risultato è ancora fermo sullo 0-0 tra Real City e Fortis Altamura. Tre minuti al termine, più recupero. Rilancio di Mastropieri, palla fuori direttamente in fallo laterale, rientra in campo ma era uscita, quindi ci sarà fallo laterale in favore della Fortis Altamura, che naturalmente cerca di guadagnare secondi preziosi ed avvicinarsi al raggiungimento di quello che è il proprio obiettivo, guadagnare un punto in 10 contro 11 sul campo avverso, quello della Real City di Stornara e Stornarella. Colpo di testa di Tortora, prova ad arrivarci Jungo, non ce la fa, arriva lo Iudice che allunga la palla, si alza campanile verso Mascia che poi in rovesciata cerca di allontanare il recupero da parte di Cappiello, limite dell'area, esce benissimo Zanni che poi prova a ripartire ma si allunga troppo la sfera. Cambio in favore della Fortis Altamura. Ancora due minuti per il tempo regolamentare, entra Proggi al posto di Cappiello. Di dentro Proggi. Quindi prova addirittura a giocarsi qualche carta offensiva la Fortis Altamura. Lascia scorrere Pompetti, ci sarà fallo laterale in favore della Real City, anzi l'arbitro fa ripetere la battuta, attenzione perché sul lato sinistro al limite dell'area Calderoni non riesce ad entrare nella zona pericolosa dell'attacco della Fortis Altamura. Prova a ripartire adesso la squadra biancorossa con il nuovo entrato, prima palla toccata per lui, Proggi fermato, fallo laterale in favore dei verdazzurri. Zanni con le mani cerca l'annunziata, colpo di testa a proseguire in favore di Jungo, fuori gioco da parte del numero 18 della Real City. Cade a terra un altro giocatore della Fortis Altamura. Si distende adesso la Fortis Contarullo, allarga sulla destra per Ardino che non riesce a raggiungere la sfera. Fallo laterale, Mastropieri con le mani, chiusura di Lo Iudice e poi di Castoro, recupero di Cassotta in mezzo a due avversari, non riesce ad andare avanti. Marsico 1-2 con Calderoni, ancora Marsico, avanza sulla sinistra il nuovo entrato Proggi che riceve la palla in questo momento, c'è su di lui Luca Zanni, Proggi con il sinistro verso il centro, allontana Umbriano ma non riesce a raggiungere la sfera Pompetti, fallo laterale ancora in zona d'attacco per la Fortis Altamura. Ormai siamo al termine dei 90 regolamentari, siamo già nel corso del primo minuto di recupero.
Ancora forte il Saltamura in attacco, che nonostante l'inferiorità numerica prova il tiro dalla distanza, recupero, può ripartire in contropiede, era scattato l'annunziata, non lo vede Pompetti che poi preferisce ripartire da Zanni, prova a distendersi, a salire tutta la Real City, 1-2 tra Zanni e Cassotta, riesce a raggiungere la palla il numero 2, verde-azzurro, il recupero in chiusura da parte di Cirrottola che mette fuori direttamente, terzo cambio, ultimo a disposizione per la Fortis Altamura. Entra con il numero 18 Colonna, fuori con il numero 11 Calderoni. Si tratta di nuovi cambi per naturalmente spezzare il ritmo della Real City e portare a casa questo 0-0 per la Fortis Altamura, prezioso perché ricordiamo dal 25esimo minuto in 10 contro 11. Ricordiamo anche che la Real City è andata 3 volte a segno. 2 nel primo tempo e 1 nella ripresa, 3 gol annullati. Il terzo apparso giusto perché l'arbitro non aveva ancora fischiato per la partenza dal calcio d'angolo, mentre dopo un'ammonizione, ricordiamolo, quindi avrebbe dovuto fischiare lui. Mentre nei primi 2 casi c'è sempre qualche dubbio. Poi il palo colpito da Cassotta sul calcio di punizione e altre 2 occasioni proprio capitate sui piedi di Cassotta nella ripresa. 0-0 ancora qui dal comunale di Stornara. Prova l'annunziata ad allungare, nulla di fatto. Pompetti ancora, prova addirittura un improbabile tiro da posizione molto defilata. Palla fuori. Abbiamo intanto saputo e l'abbiamo sentito dalla viva voce di Fabio Trallo direttamente dal Monterisi di Cerignola, che il Cerignola è passato in vantaggio con gol di Vito Morra. Proviamo a darvi qualche aggiornamento dagli altri campi. Nella promozione girone A, Porfido per il Giovinazzo, il gol del 2-2 tra Monte Sant'Angelo e Giovinazzo. La Rutiglianese con doppietta di Colella vince sul Polimnia 2-1. Perde in casa la Polisportiva Ordona 2-0 con il Noci. L'Ascoli vince 3-1 sul Quartieri Uniti Bari. Quindi questi sono gli aggiornamenti grazie a Calcio Web Dilettanti, aggiornamenti in tempo reale dagli altri campi della promozione girone A. Fa sorpresa la sconfitta casalinga della Polisportiva Ordona di mister Ricucci, l'ex Carapelle che era annoverato tra le squadre più forti di questo girone. Siamo soltanto agli inizi del campionato, è chiaro, ma sono risultati che comunque fanno scalpore. 0-0 ancora qui dal comunale di Stornara, manca ormai pochissimi secondi al termine. Io vado a ringraziare mentre siamo al quarto minuto di recupero, vado a ringraziare naturalmente i tecnici che ci hanno seguito in questa prima partita in diretta dell'anno, Marco Marella e Antonello Quirito. Io ringrazio Biagio Porricelli al coordinamento di Mitico Channel. Termina la gara 0-0 tra Real City e Fortis Altamura, 3 gol annullati alla Real City. Per noi è tutto, io vi ringrazio naturalmente per essere stati in linea, per aver seguito questa gara con noi, esordio stagionale della Real City di mister Antonio Ciurlia, 0-0 sul campo di casa di Stornara contro la Fortis Altamura. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.